benissimo. È possibile in questa sede, mentre continuiamo ad assaggiare, anzi sì. Patrizia, ad assaggiare questi antipasti, assaggiamo qualcosa. È possibile magari ripercorrere la storia, l'approccio di Fabrizia D'Ottavio alla ginnastica? Come si è avvicinata sì. e perché? Beh, io ho iniziato praticamente per caso, perché come tante persone ancora oggi la ritmica non la conoscevo. E mi sono imbattuta per caso in una gara al Trical, al palazzetto di Chieti, e diciamo che sì, ero affascinata perché vedevo queste ragazze che facevano cose particolarissime, però lì per lì non ero neanche convintissima di iniziare, perché quando ero più piccolina ero molto più sedentaria. Io ho sempre amato il disegno, passavo i pomeriggi interi a casa a disegnare, attività fisica proprio zero. Poi sotto anche spinta un pochino di mamma che mi ha incitato, ho iniziato. E poi da lì poi piano piano il gioco è diventato è diventata la mia vita poi, perché ho visto che comunque le possibilità c'erano. Ero diciamo una ragazzina che si lasciava lavorare parecchio. E quindi anche se magari dal punto di vista naturale, fisicamente non avevo tutte queste doti, poi con il lavoro mi hanno costruito bene. Ma quando si è accorta Fabrizia D'Ottavio di essere una campionessa? In quale circostanza, in quale momento della sua vita? Diciamo che quando si affronta la vita a livello agonistico, magari non è che ti accorgi lì per lì, oh, sono diventato un campione, perché poi chiedi sempre il massimo da te, quindi non ti senti mai magari all'altezza, chiedi sempre di più dal tuo corpo, dalla tua anima, da tutto. Però sicuramente una cosa che mi ha dato un po' più di fiducia in me stessa, e che quindi mi ha detto magari hai le possibilità di farcela, è stato quando ho vinto sono arrivata seconda al campionato nazionale di categoria, avevo 11 anni mi pare, e era una gara alla quale ero arrivata, certo ci credevo, però alla fine non ci speravo in un risultato così importante. Poi subito dopo quel risultato ho fatto la mia prima esperienza internazionale e insomma da lì diciamo che ci ho preso gusto. Certo. Ma se non avesse praticato la ginnastica, quale sport avrebbe... Questo è difficile, sinceramente non lo so, adesso posso dire che mi piace molto il pattinaggio artistico, perché comunque lo vedo molto simile alla ginnastica, però sinceramente non lo so dove sarebbe andata a finire. Una carriera fatta di tanti momenti positivi, ma ci sono state delle pagine da dimenticare nella carriera di Fabrizia D'Ottavio, dei momenti sì. che vorrebbe dimenticare al più presto? Beh sì, di momenti ce ne sono stati parecchi, soprattutto legati agli infortuni. E il 2003 soprattutto è stato un pochino un anno da dimenticare, perché era, diciamo, doveva essere l'anno del mio debutto con la nazionale. Quell'anno c'erano gli europei e i mondiali di qualificazione per Atene. E prima di tutte e due le gare mi sono rotta un piede, una volta uno, una volta l'altro. E quindi sono rimasta a casa tutte e due le volte. Però la mia paura più grande era che, non avendo fatto la qualificazione, automaticamente mi tenessero fuori per Atene, anche se in realtà il posto doveva essere mio. Invece poi per una serie di cose sono stata reinserita e quindi diciamo che la mia prima grande uscita con la maglia azzurra è stata proprio quella delle Olimpiadi. E quel periodo di infortuni è stato molto molto difficile, perché già di per sé abituarsi al lavoro del centro tecnico mi ha richiesto molto molto lavoro, sia dal punto di vista fisico, quello sicuro, perché 8 ore al giorno comunque da assimilare sono abbastanza difficili, ma soprattutto dal punto di vista psicologico è stata proprio dura abituarmi con la testa a fare certe cose. E quando poi ero pronta appunto fisicamente e psicologicamente ad affrontare questi campionati, invece mi sono ritrovata ingessata e incredibile, è stata un pochino quali dura. Requisiti bisogna avere per diventare un campione in questa disciplina sportiva? Beh, come in tutte le discipline, sicuramente la gran parte del lavoro lo fa la testa, perché comunque davvero lo spirito di sacrificio, la voglia di migliorarsi sempre, di non dirsi mai sono arrivato, e la continua voglia di sfidarsi non solo con gli atleti, con le altre nazioni, ma proprio con se stessi è fondamentale. Poi dal punto di vista fisico la ritmica invece richiede alcune caratteristiche particolari che gli altri sport non richiedono, come una grande mobilità articolare sicuramente. E poi da italiana, venendo proprio da una scuola occidentale,
avere a che fare proprio con le grandi scuole dell'Est. Sì. È stata dura, molto dura. Sì, è stata dura perché l'Est in questa disciplina è praticamente la storia, sì. E, diciamo che da un punto di vista fisico, proprio fisiologico, le ginnaste dell'Est sembrano essere dotate, come ad esempio i neri per la corsa. Sì, 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 loro sembrano essere predisposte per questa disciplina, quindi hanno un'estrema facilità in movimenti che a noi invece richiedono un lavoro molto molto maggiore. Però come squadra noi abbiamo puntato su altre caratteristiche nelle quali invece loro avevano difficoltà maggiori, come il dinamismo, la velocità, e quindi diciamo che alla fine ci siamo pareggiate e la sfida era proprio sempre sul filo del rasoio. Ci sono state delle campionesse su cui Fabrizia D'Ottavio ha basato anche la sua formazione, magari i propri sogni, perché ogni atleta inevitabilmente, sì, ha dei simboli su cui basarsi per continuare la propria attività. Beh sì, sicuramente anch'io ho avuto i miei idoli, e a parte diciamo le ginnaste italiane, le individualiste italiane, che erano le prime che ho ammirato, anche perché ho avuto la fortuna di lavorarci insieme fin da piccola, perché ad esempio Noemi Ezzi e Eva D'Amore, ragazze che poi sono arrivate alle Olimpiadi, erano dalla mia stessa società e quindi mi ci allenavo insieme. Poi ho avuto un periodo il mito di una ginnasta russa, bravissima a mio parere, che però purtroppo è sempre stata sfortunata perché per sempre soliti motivi politici o cosa non riusciva mai a vincere l'oro, sorpassata da una sua connazionale. E invece tuttora il mio mito rimane una ginnasta ucraina che ha smesso attività proprio l'anno scorso, mi pare, perché lei è, a parte una grande atleta con grandi doti fisiche, è un artista in grado davvero di farti venire la pelle d'oca sulla pedana, e io quindi l'ammiro per quello. E infatti le auguro diciamo un futuro nell'ambito magari teatrale come quello che ho intrapreso io, perché sono sicura che per lei è la cosa migliore. Bene, Fabrizia D'Ottavio ha rappresentato degnamente una società, l'Armonia d'Abruzzo di Chieti, sì, che ormai da anni è il punto di riferimento non solo per chi vuole fare ginnastica a certi livelli, ma anche una società che si è laureata campionessa d'Italia. Campione d'Italia, sì, della categoria. Ecco, ma come mai nascono e crescono tutte lì le campionesse di ginnastica? Beh, evidentemente il metodo di lavoro, che è un metodo giusto, e sicuramente il lavoro duro spaventa, quindi tante volte io posso capire che una mamma che si ritrova a portare una bambina piccolina in palestra preferisce magari che la bimba si diverta, ma giustamente nei primi anni è sempre così. Poi quando magari comincia a arrivare il lavoro un pochino più serio, che magari tiene la bambina impegnata tutti i pomeriggi, è naturale che magari alcune facciano la scelta di portarla in corsi magari meno impegnativi, che però poi naturalmente portano anche, cioè, arrivare più difficilmente a risultati grandi. Nella nostra società si è sempre lavorato in vista comunque del campionato di Serie A, quindi del campionato di massimo livello, e le bambine sono impegnatissime, praticamente si conciliano fra scuola e allenamenti, cercano proprio di incastrarli praticamente nella maniera migliore, però è anche vero che poi rimane pochissimo tempo per tutto quello che c'è al di fuori, e questo so che può spaventare, quindi è naturale che renda più difficile le cose.